Davide Burgio, che è perfezionando della scuola normale al secondo anno, e cedo immediatamente la parola a lui. Lasceremo uno spazio per eventuali interventi finali e considerazioni dei partecipanti. Quindi scrivetemi e poi vi do la parola. Buona lettura, grazie Davide. Grazie, professoressa. Capitolo secondo. Giovanni Rossetti. Al nome del nonno materno dell'autore protagonista si intitola il canto secondo del libro, dedicato al formarsi e all'evolversi di una famiglia di agrari che nella fertile pianura parmense succede nel possesso della terra e nella sua gestione all'aristocrazia in lento, fatale declino. Giovanni, destinato futura figura centrale della dinastia dei Rossetti, viene inviato per farsi esperto nel mercato del bestiame in Lombardia, ancora con fortuna eminentemente agricola. I viaggi dall'Emilia alla Lombardia, frequenti, portano all'incontro casuale o quasi di Giovanni Rossetti con Regina Pasini. Si ha così l'innesto della borghesia professionistica bresciana nel tronco dei grandi terrieri emiliani. Molle, molle pianura del Po. Lascia le tue donne intrigare, mischiando il sangue e il seme delle classi. Lasciale uscire dalle chiese al mattutino solicello dei sagrati feriali, portandosi la soluzione come un mazzolino di viole fresche sulla seta del petto. Qui la terra è umida per canali, ricca. Strade agevoli la corrono all'infinito, il secolo l'anima di traffici e di guerre. Piazze di borghi la rompono, tele stampate sventolando ai banchi. Rami fulvi e ferramenta brunite lustrando sugli acciottolati al canto delle nuove romanze dai portici dove l'ombra protegge il cantastorie. Il rosmarino profuma alla soglia di mattone poroso. È un'estate o un'altra, nel lento formarsi della famiglia non importa. Il rustico e il casello, la stalla e lo stabio, il fenile e la porta morta. L'aratro, l'erpice e i carri sono proibiti al piede del fanciullo che di qui, dove mangia svogliato pane e burro, vorrebbe pane lardo prestato con prezzemolo, adocchia una bambina su una scala, intenta a un gioco che la mette in pericolo ogni istante e ogni istante la salva, come la brezza che si leva, smuove e lascia un nastro lento sui capelli. Sono che le 10. Il giorno sarà lunghissimo e splendido, chiusa entro la forma del cielo tutto azzurro, la terra tutta verde. Maturante a lento fuoco perché questa nuova borghesia agraria ricavi alti profitti, nutra e allevi figli belli e forti, educati a resistere, mentre una scala e una compagna intrepida, una cuccia di erba fresca, metà all'ombra, metà al sole, si offrono con l'innocente impudicizia cui la nonna ora guarda e riprova dalle persiane socchiuse, tremando nel calore, protettrice implacabile. Un tempo cara, ardente fondatrice della fortuna familiare, destinata a un maschio tentato oggi prima del tempo. Ma tu dovevi, Giovanni Rossetti, spuntare una morbida barba sopra il bruno rosato della pelle per scoprire il dolce che si nasconde nel grembo d'una figlia di quegli umili uomini, i bergamini terrei che una calvizie precoce sfigura per lo stare ore e ore, giorni e giorni, anni e anni la testa puntata sul fianco delle vacche da mungere. Altro tempo è passato. La nonna si accontenta dei fiori di carta nei cimiteri di pianura, da scarsa pietà, da venti ari, da polvere e brume interminabili visitati. Non è più estate, ma ottobre ai giorni dell'aratura, con un sole debole che suona contro la parete dove un pittore di scene da teatro ha finto un pergolato e uccelli sospesi in riva a un golfo meridionale. Le ore del mattino hanno l'oro fra i denti, come questa ragazza, così presto sveglia e lavata, tiene un pettinino per capelli che già legò un nastro. Il sole non ha resistito, folate di nebbia coprono la terra, hanno inghiottito buoi, uomini, aratro, il ragazzo portafiaschi e il cane allegro, avanti e indietro, sui solchi appena aperti, e il padrone appartato a valutare se convenga questa o quella semente nel giro degli anni. Anche le voci si sono perdute nel primo attacco dell'inverno, quasi tutti fossero morti e dimenticati per sempre quelli che già si vedevano distanti, ma nettissimi nel lento svolgersi delle fasi alterne,
in cui la rettura si compie con fatica di bestie e di uomini, ritmata dal grido del bifolco il giorno intero. Qui, dove si sfasciano gli attrezzi inutili, le botti malandate, le sedie rotte e fermenta una paglia rimasta dalle ore dell'ultima trebbiatura, qui ci fa caldo ancora e calde sono le mani che si stringono giovani, caldi i corpi che si sporcano la prima volta, comunicandosi una gioia che le rondini, chiamate a raccolta, non turbano dall'alta trave, vertigine presto sparita agli occhi che si chiudono. Il tuo sangue è già ricco. Non ti serve questo che brilla sulla paglia marcia, versato inutilmente. Il tuo sangue deve mischiarsi con altro più fino e forestiero, come si taglia vino con vino. L'inverno viene perché tu dimentichi, e lei, raccolti severa i capelli, pensi a un marito. La corte necessita di un cavallaro, i cavallari sono, o sembrano, i più fieri degli uomini. Vicino ai padroni, la loro famiglia fa fortuna presto. Un compenso a cui tu non pensavi, Giovanni. Portato dal padre all'improvviso per le valli, dove pascola la bruna alpina e traffica il fiore dei mercanti. Un compenso che tua madre già valuta e pesa più che giusto, accordo conveniente per la casa, con molte ore da chiedere alla sposa che dal rustico passa all'ombra del palazzo e vi ingrassa. Dov'è Piacenza? Tuo padre vorrebbe mostrartela accasciata sulla riva del fiume. Aperto un finestrino da cui irrompe una nebbia rossastra e un fischio lungo. Cinque, quell'ora agra e dolce che la udivi bussare piano alla porta di servizio e versare il latte a una domestica maligna e sopportarne le parole indiscrete in silenzio, mentre il liquido cola, lasciando sulla rete fitta un po' di sporco di cui la si incolpa. Voi siete piacentini d'origine. A Corte Maggiore riposa un Sebastiano che in casa si ricorda. Morto scapolo, il suo letto è passato a te nella grande stanza dipinta a Berceau, che il sole imporpora quest'ora vanamente, con il suo oro vano se per te non schiarisce, mentre svolta il castano d'una ciocca allentata sulla nuca violata troppo presto. Tu non segui le parole paterne che si ingolfano nel frastuono angoscioso di nomi e ruote, Gallò di Codogno, Milano più in fretta, più lente, ma il sacrificio è compiuto. La terra lombarda ti farà uomo, esperto come pochi nello scegliere vaccine lattifere, nel valutare a occhio il peso e il tempo che saranno pronte. Ormai il viaggio al di là del Po cade ogni anno negli stessi giorni e si dirama più vario e più fitto nel Cremonese ricco di cavalli o a Mantova, a Brescia, che da Parma si raggiungono in linee secondarie, interrotte da paesi ove prospera e fiorisce di figli e figlie belle. La nuova borghesia proprietaria. Verola Nuova, è qui che sei sceso la prima volta che hai viaggiato solo, lasciando padre e madre a masticare un'amara maturità di gotta e diabete. È qui che una gente bigotta, educata nei collegi religiosi, si sfoga in cacce accanite, le donne brune perfumi di incensi e di spiedi, sospirando mariti più loquaci e di pelle più rosea dei fratelli. Un invito a caccia per il passo delle anatre. Una fiducia giovanile nell'ignoto ti spingono alla villa neogotica. È una mattina che si vela di bruma. I gerani dalle uole già annunciano Regina. Il suo incarnato che scurisce dietro le persiane accostate strettamente, mentre nel cielo che si chiude pioggia e mezzogiorno si scontrano. Tu suoni ansante. Lucerne si accendono negli anditi, per cui azzurri e rossi fiori ridono nella lana dei tappeti romantici. Stagione piovosa ti promette un'allegria di cibi e di liquori che ti farà scordare la dolcezza d'altre gocce di pioggia sopra coppi lontani e il caro grembo perso, poco più che fanciullo, e le rondini che fuggivano e tornavano senza requie. Mani ruffiane operano in cucina, senza requie, abbandonati rosario e tabacco. Il matrimonio è santo. Grazie a Davide Burgio. Come avete notato, questi ragazzi leggono straordinariamente. Ieri abbiamo assistito a una Grazie. voce femminile, oggi a quella di Davide. Ho il piacere di ascoltarli spesso in aula ed è un piacere, leggono meglio di noi docenti a volte.
Sto cercando, non l'ho fatto prima, altrimenti avrei interrotto la presentazione del testo che ha lanciato Virginia e la ringrazio. Adesso proverò a presentarvi un acquerello che Susanna Barzotti, che è l'autrice dell'acquerello che accompagna questo ciclo di letture e che ha preparato per noi, già inaspettatamente come grande dono, invece oggi, ispirata dai versi che ha letto Davide, in particolare da un distico, ha prodotto un'altra meraviglia. L'ho allegata agli allegati che potrete visualizzare su Google Calendar nell'appuntamento di oggi, in cui segnalerò come ho fatto per ieri e per oggi la lettura e la persona che la cura. Proverò a dividere questo schermo, purtroppo è un PDF che si vede solo in parte, ma poi lo potrete scaricare. Mi confermate se lo vedete? No, al momento Purtroppo non si no. vede. Eccolo qua, sta arrivando. Ah, meno male. Riuscite a vederlo? Questo è l'acquerello di oggi di Susanna Barzotti che reca i versi Il rosmarino profuma la soglia di mattone poroso. Eccolo qua, lo trovate in allegato e questa è una delle altre possibilità che questo ciclo di letture ci sta dando, meraviglioso, attraverso insomma, un percorso che inizia ad essere iconografico e qui presente anche, mi pare, se non è andata via, la nostra beniamata Elisa Guidi, che è una guida davvero della navigazione su internet e che prima mi proponeva eventualmente farne, se Susanna avrà voglia di scrivere, di disegnare altri acquerelli, una piccola mostra al nostro rientro che ci auguriamo vicino. Ora vedo che qualcuno mi chiede di intervenire. Vediamo. Si deve essere intero, purtroppo più di così io non riesco a fare. Mi dispiace ragazzi, però magari poi proviamo a coordinarci per le prossime serate. Ci sono interventi, sarebbe bello se qualcuno con calma volesse dire qualcosa, qualunque considerazione, anche non tecnica naturalmente. Tra noi c'è Giacomo Morbiato che ringrazio e che ha tenuto poco fa, un'ora fa, una splendida lezione, un seminario all'interno dei miei corsi telematico per gli allievi e le allieve della Scuola Normale del corso di letteratura italiana contemporanea sulla forma e la metrica nella camera da letto. E quindi lo ringrazio davvero. Partecipato all'ascolto. Grazie a voi, dice Giacomo, è un piacere ascoltarvi. Vorrei dire una piccolissima cosa, diamo la parola a Susanna Barzotti e se si vuole rendere visibile può farlo, prego. Buonasera, mi sentite? Sì. Perfetto. Allora, grazie, volevo dire soltanto due parole, anche per il fatto che questa lettura mi ha ispirato dal punto di vista figurativo. La mia è un'osservazione molto ingenua, se vogliamo, da neofita della poesia contemporanea di Bertolucci in particolare. Ma questo testo mi è piaciuto particolarmente e ringrazio anche Davide per la sua lettura. Mi è piaciuto molto proprio per la densità di immagini, di alta evocatività, alto tenore diciamo, figurativo, anche molto dinamico, soprattutto se pensiamo a questa scansione temporale che mi pare che mi arriva molto efficacemente, diciamo, delle stagioni, del tempo che passa. C'è un'immagine per ogni stagione e questo mi è piaciuto molto. E soprattutto l'immagine del rosmarino, ecco, mi ha, come dire, fatto pensare veramente a un'immagine universale, il rosmarino come l'area della soglia, diciamo, no? Di qualsiasi soglia, di qualsiasi tempo in questa
molle pianura del Po che appunto ci viene presentata all'inizio. Per cui ecco, per giustificare, insomma, per spiegare anche perché ho illustrato questa poesia, ecco, questo è un aspetto della poesia di Bertolucci e mi direte voi se è una poesia, se è una caratteristica dell'intera poetica di Bertolucci. Appunto questa caratteristica mia, di addensamento di immagini mi ha molto colpito e per questo mi si offre anche come particolarmente illustrabile e vi ringrazio per aver accolto questa illustrazione. Grazie mille. Certo che ringraziamo noi Susanna e non a caso questo avviene, gli allievi lo sanno, magari può anche rispondere qualcuno di voi, forse Virginia, chi lo sa, il rapporto con la storia dell'arte, il rapporto con il paesaggio, con la rappresentazione del paesaggio è propedeutico, è speculare in qualche misura alla poesia, alla scrittura poetica di Attilio Bertolucci, quindi è inevitabile ritrovare all'interno di queste camminate, se ne parlava poco fa nel seminario, di queste passeggiate, il paesaggio e la natura tosco-emiliana, tanto che Appennino tosco-emiliana, insomma, quella è l'area, tanto che uno degli allievi del corso di perfezionamento, Federico Sessolo, non a caso qualche tempo fa, perché si vuole occupare del rapporto con Proust, mi parlava proprio della possibilità di ricostruire all'interno del testo poetico di Viaggio d'inverno e della Camera da letto un percorso che ritrovi tutte le presenze di fiori e di piante nell'opera di Bertolucci, e non solo e non soltanto come presenze reali o immaginate, ma anche come visione di quadri. Forse qualcuno di loro vuole dire qualcosa su questo? Vediamo. Nulla. Non su questo, però a me sembrava interessante richiamare una cosa che ha detto oggi il dottor Morbiato alla lezione tenuta al corso di letteratura italiana contemporanea su uno dei temi fondanti, in realtà della seconda parte della Camera da letto, cioè la scoperta da parte del protagonista ancora bambino di, diciamo, del sottofondo sessuale che regola e comunque ha un'influenza in tutti i rapporti degli adulti e che, di cui lui si rende conto in maniera abbastanza epifanica, in questo senso modernista che può avere in Proust un antecedente. Mi sembrava significativo che già in questo secondo capitolo, dove l'infanzia stessa del protagonista è ancora di là da venire, uno dei primi elementi di formazione del nucleo familiare, quello cioè dell'incontro fra il nonno e la nonna del protagonista, si gioca sul raffronto con una precedente iniziazione sessuale con un'altra compagna da parte del nonno, che quindi va, diciamo, già a colorare il rapporto matrimoniale di alleanza di classe. Diciamo, di affare economico su cui, che invece caratterizza l'unione matrimoniale, il matrimonio santo di cui si parla alla fine. Quindi non c'è, in questo senso mi sembrava un'anticipazione di una tematica che poi appunto nella seconda parte viene fuori più compiutamente. Sì, certo, il riferimento a cui diciamo, si alludeva prima, alludeva Davide, è quello al capitolo 34, mi pare, no? La pazienza dei giorni di cui parlava Giacomo Morbiato prima. Effettivamente questo desiderio tipico dei letti gemelli è stato uno degli spunti più interessanti del seminario precedente. Mi veniva in mente una cosa invece mentre parlavate. Di recente c'è stato un saggio di cui hanno parlato a lungo in radio, insomma, tra noi critici, ma non solo, che Giulio Ferroni ha dedicato ai percorsi, alle passeggiate compiute da Dante in Toscana quando si occupava della sua opera. E ha ripercorso proprio il critico Ferroni, ha ripercorso a piedi quel territorio, quel cammino. Davvero sarebbe interessante farlo per Bertolucci, soprattutto per capire, tanto gli spazi sono brevi,
pochi, in realtà lo dicevamo con Morbiato oggi, no? Mi pare, o non ricordo esattamente quando, ma è uscita fuori in questi giorni questa cosa, che in realtà lo spazio circostante, il viaggio è metaforico, ampio, ma da un punto di vista strettamente chilometrico è molto ristretto, perché i paesi o i dintorni di Parma, all'interno dei quali si svolge la camera da letto, sono pochi, appartengono a pochi chilometri, a una provincia molto ristretta. Però chi lo sa se ripercorrendo quelle campagne Susanna non ritrovasse mai un giorno, quando potremmo uscire, tutti questi dettagli e questi anche effetti, diciamo, legati alla rappresentazione dei fiori, delle piante, o se queste piante invece oggi, a distanza di ormai quasi 50 anni, non ci sono più e ce ne sono altre. Qualcun altro? Interrompere la presentazione, giusto, bravi, avete ragione. Magari però questo quadro, ecco, la interrompo, può anche, se vuole, poi, insomma, nei prossimi giorni, per aiutarmi un po' nella gestione telematica di tutte queste voci che si aggiungono, può, magari se ci saranno altri acquerelli di Susanna, gestirli direttamente Susanna, presentandoli lei stessa, magari facendo delle prove, ok? E vedendo come presentarli nella loro completezza. Ci sono altre cose che qualcuno vuole dire? Anche gli esterni, senza timori, senza vergogne. Una lezione accademica, ma un incontro, questo vuole essere. Vorrei capire chi è Sanguinetti del 500 che ci ringrazia, Susanna, Davide, a me. Vorrei un nome. Chi è Sanguinetti del 500? Non lo so, si palesi. Può darsi che non abbia il microfono attivato. Ah, il mio amico di Genova, Alessandro Ferraro, un studioso di Caproni, che è a sinistra di ricerca all'Università di Genova. Buonasera a tutti. Ciao Non Alessandro, grazie di sono bravissimo col computer, quindi sono entrato evidentemente con un altro account di Google che Sanguinetti 500, io non sono né uno né l'altro, quindi... Però Sanguinetti richiama Genova, quindi insomma. Scusate, sono entrato con un account Google, ma vi ringrazio e evidentemente una delle eredità di questo periodo sarà anche la mia alfabetizzazione informatica e porrò Già che rimedio a ricordo questa cosa. che Alessandro Ferraro è autore del taccuino dello ha curato il taccuino dello svagato di Giorgio Caproni, insomma, ci conosciamo ormai da diversi anni. Ok, vedo anche presenze poetiche, c'è Isabella Liardini e poi la nostra collega Giovanna Rizzarelli, che ringrazio. Ditemi se c'è qualcun altro che vuole intervenire, e altrimenti ci vediamo domani sera alla stessa ora. È stato diffuso su YouTube grazie a Elisa Guidi, al nostro fantastico tecnico di cui in questo momento mi sfugge il nome, aiutatemi con la chat perché lo voglio veramente citare, che ha inventato questa idea talentuosa dell'affacciarsi dalla finestra che ha disegnato Susanna. Trovate su YouTube e sui canali tutta la puntata di ieri, e invece oggi valuteremo che cosa mettere, se è soltanto uno stralcio di questa lettura. Domani ci sarà il terzo capitolo e vi aspetto sempre alle 7, se vogliamo concludere. Ecco, il nome è arrivato, Andrea Freccioni. Grazie ad Andrea Freccioni che oggi ci ha fatto davvero un regalo speciale e ha aggiunto elementi a questo gruppo. Ci vediamo domani. Buona serata. Fatevi sentire, ditemi buona serata. Buona serata. Buona serata. Arrivederci. Buona serata. Buona Arrivederci. serata.